ritrovati al TG L'Aquila di TV6. L'apertura oggi è dedicata alla cronaca perché ci sono ancora indagini in corso per scoprire le cause dell'incidente in volo che ieri pomeriggio è costato la vita ad un pilota aquilano. Si indaga ancora per scoprire le cause dell'incidente in volo che ieri è costato la vita ad un pilota aquilano, Gino Fischione, di 61 anni. L'elicottero sul quale viaggiava è precipitato a Lanuvio, vicino Roma. Esperto di aerei, ex colonnello dell'aeronautica militare e collaudatore della Gusta, una volta andato in pensione, Gino Fischione, molto conosciuto in città, lascia la moglie e una figlia. All'Aquila era amato e stimato, nonostante vivesse da anni ormai a Ciampino. Nella città dell'Aquila tornava spesso. Una vita, la sua, dedicata al volo, istruttore nell'aeroclub di Preturo tanti anni fa. L'elicottero ultraleggero sul quale viaggiava Gino Fischione è precipitato in un campo ieri pomeriggio. Ad occuparsi dell'inchiesta sono i carabinieri di Lanuvio e quelli della compagnia di Velletri. Sul posto, per il recupero del corpo, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Purtroppo, per Gino Fischione, non c'è stato nulla da fare. E ora ci spostiamo in comune. Il comune dell'Aquila usa il pugno duro e stacca le utenze, riscaldamento e acqua calda, a tutti quei morosi del progetto Case che non hanno pagato. Il servizio è di Giorgio Alessandri. Linea dura, anzi durissima, del comune dell'Aquila nei confronti dei morosi residenti negli alloggi del progetto Case. Con l'inverno ormai alle porte, anche se in questi giorni il freddo pungente ha iniziato già a farsi sentire, il sindaco Cialente ha annunciato la sospensione dell'erogazione di acqua calda e riscaldamento per quei cittadini in arretrato con il pagamento delle bollette o che non hanno mai versato un euro per le utenze. Una decisione drastica ma necessaria per il primo cittadino, che ha dato l'annuncio sul social network Facebook, ormai per Cialente un canale di comunicazione ufficiale, parlando di vergogna riferendosi ai morosi. Premesso che le famiglie in difficoltà economica con ISEE inferiore a 7.000 euro sono 369, le altre 3.400 potrebbero pagare, scrive il sindaco, sottolineando come, secondo i suoi dati, sarebbero migliaia i furbetti che si nascondono nella massa degli indigenti per evitare di pagare. Per questo Cialente, che ha annunciato la prossima individuazione di una società per il recupero crediti, ha predisposto una denuncia in procura per fare luce sulla manomissione di decine di contatori di luce e gas posizionati nelle New Town, manomessi ed in molti casi addirittura sciolti con il fuoco. Secondo i numeri forniti dal sindaco, sono oltre il 60% quelli non funzionanti. Non sono serviti insomma gli inviti, prima bonari e poi più minacciosi, rivolti dall'amministrazione comunale nei mesi scorsi ai morosi a saldare gli arretrati. A complicare le cose, anche il fatto che in diversi casi ai cittadini rientrati nelle abitazioni originarie l'avviso di pagamento non è giunto a destinazione. Un caos condito da denunce e ricorsi dei cittadini che chiedevano di versare solo quanto effettivamente consumato, pronunciamenti dei giudici che hanno dichiarato legittima la richiesta di pagamento del comune e polemiche a non finire tra maggioranza ed opposizione in consiglio comunale. Dal sindaco infine un appello. Chi vuole pagare può farlo negli sportelli predisposti appositamente dal comune, perché, conclude, tutte le somme saranno recuperate. Trovo vergognoso l'esempio che... E noi siamo andati allora nel progetto Case di Sant'Antonio per ascoltare anche le testimonianze e le parole dei residenti che dicono è giusto pagare, però ci hanno mostrato anche poi lo stato di degrado del loro quartiere post-sismico. Il servizio è di Filippo Tronca. Progetto Case di Sant'Antonio all'Aquila in una fredda giornata di autunno, che potrebbe essere ancora più fredda per i morosi nei confronti dei quali il sindaco Massimo Cialente ha promesso il pugno di ferro, ovvero annunciando il distacco di luce e gas. E i residenti si dicono d'accordo, lo abbiamo pagato, è giusto che lo facciano tutti, il commento quasi unanime. Il sindaco Cialente ha detto stacco, luce e gas a chi non paga le bollette al progetto Case, lei è d'accordo? Io sono d'accordo. Ognuno paga il suo, non mi sembra giusto. No, di meno no, ma è giusto. D'altronde a casa loro tutti quanti avrebbero pagato. Hai capisci? Tutti quanti a casa loro pagano le bollette, che non le pagano. Anzi, non mi spiego come mai siano arrivati a un punto che queste bollette si siano implementate di somme, e poi sono andate a tutto cosa che devono fare. D'altronde diciamo io sto prendendo bene quali sono, quindi dovrebbero sapere quello che fanno. A posto. Voi siete d'accordo me? No, c'è per Roma. I cittadini sfollati pagano anche quote condominali per la manutenzione di spazi comuni, pagano la tassa sull'immondizia. Però a guardarsi intorno si osservano aree verdi che sono foreste disseminate di rifiuti e sono gli inquilini stessi, volontariamente, ad aver più volte tagliato l'erba e ripulito.
L'arredo urbano danneggiato ed usurato non viene riparato. Molti ascensori e anche impianti di riscaldamento si rompono di sovente, ma le ditte a cui è stata affidata la manutenzione intervengono con clamorosi ritardi. C'è infine chi gioca a basket, facendo lo slalom tra le buche. Da parte dell'azienda che gestisce la manutenzione del posto, perché soprattutto dal punto di vista dei rifiuti, dell'immondizia, anche dei beni comuni, tipo lo stesso campetto, gli ascensori, gli spazi comuni, quello forse bisognerebbe migliorarlo. Cioè c'è poca manutenzione e quindi la gente vive anche in disagio e poi non è neanche motivata, diciamo, a... No, non è una questione di disagio, è una questione che bisogna... Sono dell'idea che per vivere bene bisogna vivere in un ambiente credibile, in un ambiente pulito, in un ambiente in cui si può giocare senza bisogno di inciampare dentro le buche del terreno del campo, per esempio. Quindi la manutenzione è fondamentale per vivere meglio. Giovedì 22 ottobre ci sarà una dimostrazione di efficienza delle unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza. L'esercitazione è molto importante perché unica nel suo genere per la Guardia di Finanza abruzzese, vedrà confrontarsi tra di loro 12 militari cinofili e rispettivi cani in due differenti impieghi operativi. Alle ore 8 prima ispezione di plichio corrispondenza del Corriere Espresso all'Aquila in via Campo di Pile, il secondo appuntamento invece alle 14 con il controllo sulle persone in movimento, simulando lo scenario di un generico terminal di attesa presso la caserma del Comando regionale della Guardia di Finanza. Al termine dell'esibizione, il comandante regionale Aniello consegnerà all'unità cilofila che avrà realizzato il maggior punteggio una medaglietta commemorativa. E ora ci spostiamo in regione. Nulla di fatto in commissione sulla City. In commissione vigilanza assente il dirigente Elianna Marcantonio, salta la seduta sul tanto contestato acquisto da parte della regione Abruzzo del complesso La City a Pescara. Ci spiega tutto nel prossimo servizio Filippo Tronca. Nulla di fatto questa mattina nella commissione vigilanza del Consiglio regionale, dove si doveva discutere dei protocolli d'intesa per il trasferimento di personale dalla regione tribunale dell'Aquila e soprattutto del contestato acquisto del complesso La City di Pescara da parte della regione, un'operazione al costo di oltre 40 milioni di euro ivi inclusa, con cui si intendono riunire in un'unica sede gli uffici pescaresi. Sull'operazione c'è anche un'inchiesta della magistratura in corso, in quanto in complesso ricadrebbe in un'area a rischio. A far saltare la commissione l'assenza della dirigente del servizio gestione patrimonio e a interim del personale, Eliana Di Marcantonio. Vive le proteste da parte del presidente della commissione di vigilanza, Mauro Febo, di Forza Italia, e anche da parte di Pietro Smargiassi, del Movimento 5 Stelle, che confermano i forti dubbi su un'operazione immobiliare ritenuta opaca e costosa. Parliamo della realizzazione di un immobile su Pescara che mette insieme tutti gli edifici occupati in questo momento dalla regione, alcuni anche in affitto, e ci sarebbe questa proposta che è stata fatta di 42 milioni di euro per un esborso di 1.700.000 euro, quasi 1,8 annui, su cui vorremmo dei chiarimenti, perché sappiamo che abbiamo anche degli immobili di nostra proprietà come Regione Abruzzo, e quindi se è stata valutata la possibilità della ristrutturazione oppure di realizzare su un terreno sempre di nostra proprietà come Regione Abruzzo di un immobile ex novo. Dove deve essere realizzata la City? Non ci convince, ci sono dei documenti che dimostrano come sia assolutamente impossibile realizzarla lì. C'è un piano aeroportuale che ne impedisce la realizzazione di volumi ad una certa altezza. Secondo è l'aspetto economico. Come si può pensare di continuare ancora a spendere denari pubblici per realizzare nuove sedi? Pescara ne ha già tante, paga degli affitti che hanno dei costi già esorbitanti. Pensare di poter realizzare altre strutture e pagare affitti ancora più cari per noi del Movimento 5 Stelle è una scelta politica che non può essere accettata. Gli esponenti della maggioranza difendono invece la bontà della scelta che, assicurano, consentirà di risparmiare soldi e guadagnare in efficienza grazie all'accentramento degli uffici e alla dismissione di quelli vecchi e usurati sparsi tra via Lebovio, via Raffaello e via Conte di Ruvo. C'è chi, come il vicepresidente vicario del Consiglio Lucrezio Paolini, Italia dei Valori, ritiene comunque opportuno, a scanso di equivoci, garantire la massima trasparenza dell'operazione. In linea generale sono assolutamente d'accordo a trovare una soluzione che agevoli il lavoro della regione sul comune di Pescara. Ora, quelle che sono state le strategie messe in campo sulle medesime non mi pronuncio, in ragione del fatto che c'è una indagine aperta da parte della magistratura. E ora...
ora parliamo del crocifisso nell'aula del Consiglio Comunale. È scontro, botta e risposta tra il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Tinari e il primo cittadino Massimo Cialente sulla presenza del crocifisso nell'aula dove si riunisce l'assise civica per il Consiglio. Tinari critica aspramente il sindaco Cialente. Dopo la sua mozione respinta, ci sarà però per Tinari la possibilità a breve di ripresentarla. E ora in comune, tra le mille difficoltà quotidiane e i problemi legati alla ricostruzione, scoppia anche il caso del crocifisso. Dopo le battaglie degli anni scorsi che fecero molto parlare di Adele Smith, ora è bagarre anche in consiglio su questo tema. Il simbolo religioso nell'aula dell'assise civica in realtà non è mai stato esposto dal giorno della sua inaugurazione, il 30 aprile del 2013. La mozione del consigliere di Forza Italia Roberto Tinari è stata respinta durante la seduta. Tinari chiedeva che il crocifisso fosse appeso ed è subito polemica. Gli ha risposto direttamente il primo cittadino Massimo Cialente, che ha parlato di ipocrisia e vergognosa strumentalizzazione del caso. Sulla base di una sentenza della Corte europea, Tinari chiedeva l'esposizione del crocifisso in aula, ma il Consiglio su questo punto pure è apparso spaccato. 9 voti a favore, 9 contrari, un pari che consentirà però a Tinari di riproporre la sua mozione. Temono che qualcuno li osservi, ha ironizzato il consigliere di Forza Italia, ma loro non vogliono essere visti neanche da Gesù Cristo. Cialente replica, il Consiglio è sovrano, se la mozione in futuro passerà, il crocifisso andrà appeso. Poi però ironizza anche lui, mi aspetto però poi dai consiglieri, da tutti, un comportamento da cristiani. Il sindaco Cialente dice di non ricordare sia stata una dimenticanza appenderlo, ma che ad ogni modo in nome della laicità delle sale comunali non viene messo. Il sindaco non si scompone neanche di fronte al voto favorevole di 2 dei suoi consiglieri, di Nicola e Durante, e parla di libertà di coscienza. E ora la pagina sportiva. L'Aquila Calcio e 3 nuovi sponsor. Come anticipato ieri sera nel corso della trasmissione sportiva Pro L'Aquila di questa emittente condotta da Giulio Nardi, dove lo ricordiamo erano presenti il presidente Corrado Chiodi, il vice Massimo Mancini e gran parte dei soci del sodalizio rossoblu, ha 3 nuovi sponsor: main sponsor, gold sponsor e platinum sponsor. 3 aziende, di cui una aquilana, che hanno mostrato una spiccata sensibilità nei confronti del sodalizio rossoblu. Il servizio è di Germana Dorazio. Nuovi sponsor per l'Aquila Calcio sono stati annunciati in anteprima nel corso della trasmissione Pro L'Aquila condotta da Giulio Nardi su TV6. La società rossoblu, presente quasi al completo negli studi di TV6, ha ufficializzato le 3 nuove aziende che daranno un sostegno importante rossoblu. Il main sponsor sarà la Sodifa di Dino Di Fabio. Il gold sponsor è la RBM Spa, azienda bresciana già main sponsor nella passata stagione. Infine il platinum sponsor è la GP Intech di Altavilla Vicentina. Con questo nuovo apporto la società conferma che andrà avanti nel campionato e soprattutto nel progetto dell'Aquila Calcio. Più volte l'abbiamo detto, noi ci rammarichiamo del fatto che non abbiamo preso questa società dall'eccellenza, in modo che tutti gli step per noi fossero stati di esperienza assoluta. Ci siamo ritrovati già nella Lega Pro, categoria molto difficile, dopodiché tutto quello che abbiamo acquisito in questi anni, diciamo che soltanto adesso ne abbiamo riscontro, adesso che veramente tocchiamo con mano la realtà. Da questa esperienza, purtroppo molte negative, alcune positive, noi riusciamo a fare un budget di quello che sarà il futuro. E questo è il messaggio, certo, che noi, continuiamo, io ripeto, noi non c'è giorno che noi non parliamo. Dal calcio al rugby, perché nella sala consiliare del comune di Avezzano è stato presentato l'Avezzano Rugby, che quest'anno si cimenterà nell'avventura del campionato di Serie B. È stata presentata nella sala consiliare del comune di Avezzano la società sportiva dell'Avezzano Rugby. Quest'anno per la squadra partirà l'avventura nel campionato di Serie B. La squadra dell'Avezzano Rugby si appresta infatti a disputare il campionato di Serie B dopo la cavalcata vincente della scorsa stagione. Una squadra giovane e motivata e una società altrettanto giovane e piena di entusiasmo e di progetti a lungo termine. Per fare il salto di qualità è ancora presto, ha detto il presidente Alessandro Seritti. Il primo obiettivo da centrare quest'anno, ha ricordato, è una comoda salvezza e poi si penserà al futuro.
Presenti alla conferenza stampa anche il sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio, l'assessore allo sport Fabrizio Matilli, il consigliere comunale delegato alle politiche giovanili Mario Babbo, il presidente regionale della Federazione Italiana Rugby Angelo Trombetta, oltre ai giocatori della Rosa con tecnici e dirigenti. Parole di apprezzamento e di augurio ha espresso il sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio, mentre i dirigenti dell'Avezzano hanno chiesto al comune però di risolvere alcune criticità esistenti negli impianti sportivi di Via dei Gladioli, ricevendo però assicurazioni concrete in questo senso sia dal sindaco che dall'assessore allo sport. E sempre a proposito di rugby, vi ricordiamo che questa sera alle 20.30 sull'emittente, sulla nostra emittente TV6 ci sarà Palla Ovale, trasmissione di rugby di Fabio Zenadocchio. Gli ospiti saranno Loredana Micheli, presidente della Gran Sasso Rugby, e Terenzio De Benedictis, allenatore ed esperto di rugby. Con lo sport chiudiamo il nostro telegiornale, grazie a tutti voi per la cortese attenzione.